Daniele, l'abbiamo chiamato in settimana e grazie alla tua bravura, un pizzico di fortuna che aiuta sempre, insomma siamo riusciti a fare un bellissimo regalo in anticipo a tuo figlio. Sì, no, l'avevo detto proprio con te, insomma, questo, avevo espresso questo pensiero e quindi sono felice di avergli dedicato questo gol a lui. Quindi, insomma, però al di là del gol, insomma, sono contento perché abbiamo vinto una partita difficile su un campo difficile con una squadra che in questo momento penso che sia al massimo della sua forma. 8 gol in 9 partite, insomma una media realizzativa veramente molto molto importante. Sì, ma non ci penso più di tanto perché ho detto sono scaramantico, quindi non voglio pensarci meno possibile. Insomma, sono contento di andare avanti così, di poter aiutare la squadra con i miei gol, però insomma prima di tutto viene la squadra, quindi è importante la vittoria e poi se verranno con tanti gol miei, intanto li guadagnate. Finalmente si è bloccato anche Sassuolo. Sì, ma era normale, non è possibile che una squadra possa andare avanti 42 partite con magari con 40 vittorie, non è mai successo e non succederà mai, neanche la Juve in Serie B lo fece, quindi questo sta a significare tante cose, però insomma andiamo avanti così e piano piano arriverà anche lo scontro con Sassuolo, cercheremo di arrivare se non vicini già vicini a loro, oppure uguale o sopra, non si sa, mancano ancora 3 partite per lo scontro, però... siamo ancora, diciamo, a ottobre, quindi c'è tantissimo tempo davanti a noi.